quello che cambia è il fatto che bisogna tener conto di un elemento in più quando si va a valutare il rischio di questa regione. Fine 2013 nell'Appennino Sannio Matese, e abbiamo cercato di spiegare gli eventi sismici registrati e abbiamo individuato una possibile nuova causa dei terremoti in Appennino meridionale, e ovvero c'è un'intrusione di magma che risale al di sotto della crosta terrestre in questa regione. Quello che cambia è che nella definizione del rischio sismico di quest'area nell'Appennino meridionale, appunto, dobbiamo tener conto del fatto che ci possono essere dei terremoti di una magnitudo significativa che sono generati non da movimenti di faglie come generalmente accade, semplicemente da intrusioni da movimenti di magma. Quello che cambia è il fatto che bisogna tener conto di un elemento in più quando si va a valutare il rischio di questa regione. Il terremoto del Matese, appunto, è stato un terremoto di magnitudo 5, quindi una magnitudo importante che ha fatto anche dei danni, e quello che vogliamo dire è che comunque quando andiamo a dire qual è la pericolosità di una determinata sismica di una particolare area, dobbiamo tener conto dei terremoti che possono essere prodotti anche da risalite di magma, oltre che ai terremoti tettonici.